diamo il benvenuto qui adesso, che ci sono riuniti i punti di riferimento della redazione di F1 Passion e Giancarlo Bruno, Gianfranco Palazzoli, ex Sermiani, ingegner Coppini, danno a loro volta il benvenuto a questo personaggio che non inadeguata a qualsiasi mia considerazione. Che sarei pure io. Furia di nome di fatto, ingegner Forghieri. Grazie di essere tra noi, ingegner Forghieri. Non so se voi vi rendete conto, quelle cose che lui ha detto sono poi quelle per le quali mi prendono per il sedere. Quindi io non ho una vita facile con questa gente, perché mi conoscono da sempre. Quindi lui mi fa tutti i complimenti e nello stesso momento, quando vado da lui, mi distrugge. No. Io sono Alessandro Socini di F1Passion.it, non ho la maglietta, ma insomma è come se ce l'avessi. E niente, io rompo il ghiaccio con una domanda di cultura generale e anche di attualità. A settembre uscirà un film, lo sapete tutti, dirige Ron Howard e parla della grande stagione del 1976, Hunt contro Lauda. E la mia domanda è rivolta a tutti voi. Innanzitutto, se effettivamente quella fu un'annata davvero epica, e se sì e se no, se doveste raccontare a un alieno che arriva qui adesso la Formula 1 con una sola stagione di quelle che avete vissuto, di quelle che avete studiato, di quelle che avete visto, quale stagione gli presentereste per dire questa è la Formula 1, questo è il tempio dei miti e della velocità? Grazie. Questo qui però la domanda è proprio per Mauro Forghieri, che è attore principale di quella diatriba Hunt Lauda, che peraltro probabilmente sarà romanzata, se no non si fanno i film, è ovvio. Forse alla fine di un gran premio avete una prova che mi prende sempre per i fondelli lui quando vado sulla luna. Ad ogni buon conto, lei ha parlato del 1975, voglio dire una cosa: sicuramente è un anno che ha fatto molto parlare. Se ricordo bene, è stato quello in cui Lauda ha rinunciato al campionato del mondo, giusto? Per quella cosa, perché io vi posso dire che hanno giocato con Lauda, i piloti inglesi soprattutto. Non dimenticatevi che la Ferrari nel passato, io l'ho sempre detto, correva con due macchine e due piloti, che delle volte erano anche due grandi piloti. Ma delle altre volte magari uno era buono, l'altro faceva pietà. Come adesso. E delle volte due, ecco, come adesso, perché Alonso non ha permesso di avere un grande pilota di fianco. Cioè, io mi ricordo, è stato l'anno scorso che ha dato una botta a Massa che l'ha sbuttata per entrare al box. No, in Cina. Io ho detto, Cristo, se ci fosse il vecchio qui, ho detto, chissà cosa sarebbe successo. Allora, voglio dire, correva sempre con due macchine, con delle buone macchine, con delle cattive macchine, perché purtroppo nella Formula 1 le leggi di oscillazione sono la regola, sia buoni e cattivi. Non dimenticate che voi siete i migliori, poi arriva uno che fa due decimi meglio di voi e voi siete dei cretini, va bene? Perché non vincete. Ora Lauda lì stupì il mondo, perché quando si doveva partire effettivamente la pista era in condizioni, ve lo diranno, vergognose. C'erano delle pozze d'acqua di 2 metri ed effettivamente non solo Lauda aveva paura, ma anche gli altri. Però Lauda aveva un grosso problema. Dopo l'incidente, io vi dico il mio parere, che non è detto che sia la realtà, è la verità, lui è entrato a correre a Monza perché era gelosissimo della presenza di Reutemann, che il commendatore aveva preso non per sostituirlo, nella speranza di rubare dei punti agli altri. Lui ha preteso di correre, per me è stato un grosso errore,
anticipato troppo l'arrivo. Anticipato troppo l'ingresso, si toglieva il casco e sanguinava. Ma non è tanto quello, perché quella gente lì era abituata a fare fatica, a correre. Tu dicevi prima, non c'erano i cambi automatici, non c'erano tante cose, avevano rifiutato il cambio al volante. No, non lui, l'aveva rifiutato Villeneuve, chiedo scusa. Allora, però era gente abituata ai sacrifici, agli incidenti, alle ferite e a correre anche così. Io ti posso dire che c'erano dei piloti che correvano con delle vesciche alle mani, eccetera, insomma, erano abituati. Però lui non era pronto psicologicamente. Ha fatto una gara stupenda perché era un grande campione, tant'è che io gli dissi: ma hai fatto bene a venire dentro, ma perché tu sei sempre contrario a quello che decido? Sì, perché tu non ti devi solo restaurare da un punto di vista fisico, ma devi avere quello, quella psicologia raffinata che è quella che hanno i piloti di Formula 1. Quando gli inglesi si sono accorti in Giappone che lui aveva paura, hanno incominciato a dire: facciamo delle riunioni. Poi in due riunioni hanno detto: non partiamo. Allora, per alzata di là, non parte nessuno. No, non partiamo, una cosa vergognosa, eccetera, eccetera. Quando sono due volte, quando sono stati a 4 minuti della partenza, che tutti in pista, sono andati tutti in pista, lui è andato in pista perché ha visto che gli altri ci andavano, perché era convinto, ma non era psicologicamente preparato. È per quello che lui ha fatto un primo giro, deve avere visto tutti sti spruzzi, sta roba. Uno come me probabilmente non sarebbe neanche entrato nella macchina, ma lui invece no, è entrato, è andato, ha fatto un giro. È venuto da me e si interroga e dice: io non ce la faccio andare avanti, mamma. Io ho detto una cosa che tutti voi avreste detto, gli ho detto: guarda, con tutta quest'acqua abbiamo già avuto dei problemi, e anche altri di tipo elettrico, se vuoi possiamo dire che abbiamo avuto problemi con la centralina. E lui mi disse onestamente: no, no, Mauro, devo apparire io, sono io che qui sono venuto meno, e lo dirò. Infatti lo disse. Io andai via con lui, perché vi posso dire un'altra cosa. Lui era convinto che avrebbe vinto il campionato del mondo. Ci mancava poco. Ma cioè, l'avrebbe vinto, perché adesso vi racconto l'episodio. Aspetta l'episodio finale. Noi giravamo con delle Rolls Royce guidate da degli ingegneri inglesi, perché il dealer era lo stesso della Ferrari. E la Rolls Royce con un salotto. E noi discutevamo, lui ascoltava la radio per sentire cosa stava sentendo. Dico: ma scusami Nicky, cosa speri? Spero di vincere. Dico: vabbè, speralo. Ma allora, gli ho detto, Dio ha voluto che Hunt ha fatto una delle sue più brutte corse della sua vita. Io però sono convinto anche di un'altra cosa, che c'è qualcuno che ci ha giocato, perché dal box, perché negli ultimi tre giri Hunt ha fatto 4 sorpassi che non faceva prima, che non faceva prima. E la cosa che ho saputo, che non ho vista io perché ero via, ma che mi ha raccontato Pignatti, uno dei miei uomini, io avevo dei meccanici che erano a Modnos, dice cule pataia make, che vuol dire la camicia, erano miei meccanici, ma veramente fedeli alla Ferrari. Hunt è sceso dalla macchina convinto di avere perso, si è tolto il casco e l'ha cacciato addosso al meccanico, bestemmiando in inglese. Non si era accorto che aveva preso 2 punti, non mi ricordo. Un po' capocavolo. Per cui lui è passato davanti di un po'. Quindi lì bisogna. Lì voi capite una cosa, ve l'ho detto per un motivo, che un pilota di Formula 1 deve avere prima di tutto uno skill, un feedback di grande raffinatezza nella testa per poter capire cos'è che può fare e dove e quando lo può. Allora vi aggiungo adesso, no, perché è un tutt'uno, vi aggiungo adesso e andiamo avanti col film, e me lo raccontò Franco Gozzi, che purtroppo, anzi farei un applauso perché è stato un grande. Voi pensate un po' che Gozzi torna dal Giappone, diluvio, il Corriere della Sera titola a 9 colonne: Lauda, 2 punti, il coraggio della paura. Mauro vi sta dicendo adesso cosa succede dentro, quindi tutto questo fermento, questa tempesta, oltre che fuori, anche dentro gli animi. Arriva Gozzi a casa, suona il telefono, è appena arrivato dal Giappone, la moglie va al telefono, mette
appoggia, viene lì, dice c'è il commendatore al telefono per dirvi il soggetto e il cinismo. Arriva Gozzi, fa buongiorno, com'è? Buongiorno. Di là il vecchio che dice assentì, al seriti re perché il pioveva, boom, e mette giù te. Cioè la sintesi del padrone ovvio di una macchina che deve vincere indipendentemente da chi c'è, da chi muore o da chi vive, si è espressa in una sintesi. Hai sentito? Si è ritirato perché pioveva, che è di estrema sintesi di una vicenda che noi stiamo analizzando in mille sfaccettature. Una rapidissima: io ho conosciuto Enzo Ferrari proprio in questa occasione, perché io allora lavoravo alla Gazzetta del Popolo di Torino e abbiamo fatto un pezzo su questa cosa e ho fatto un titolo diverso che era la paura di avere coraggio. E una sera, quella sera stessa, la telefonista, si chiamava Mariuccia a Torino, mi chiama e dice guarda c'è un certo signor Ferrari che lavora, e io non avevo la minima idea di Rossi. Sento una voce molto giovanile, che era la sua caratteristica, veramente una voce giovanile, che mi dice ah, è lei che ha fatto questa cosa, sì, dice, allora mi venga a trovare perché, e da lì siamo diventati, non dico amici, è una parola troppo grossa, però ci siamo visti poi sempre, ma non lo sa, fino a quando è morto. Lo ha colpito moltissimo, perché comunque lui con Lauda poi alla fine il rapporto non era perfetto, per tanti assolutamente motivi. No, perché soprattutto gli rubava la scena. Lui, pensare che questo fosse coraggio non gli veniva bene. Non gli è piaciuta. Qualche altra domanda? Avete visto come si sviluppano le cose? Dall'ingegner Forlieri. Sì. Qualcosa su Clay Regazzoni e su Gilles Villeneuve. Non faccio. Devo essere onesto che probabilmente sarebbero più adatti a parlarne quei tre qui. Ad ogni modo ne parlo anch'io adesso. Dunque, posso dirvi una cosa, che due mondi. Gilles era una forza della natura, un ragazzo estremamente immaturo, innocente. Lui non avrebbe mai potuto pensare che uno che si dichiarava suo amico lo potesse tradire. Era un puro. Lui andava sempre forte, anche quando non poteva andare. Benissimo di che parte. Sì, appunto. Volevo dire, io vi dico una cosa, probabilmente Villeneuve non avrebbe mai vinto un campionato del mondo. No. Avrebbe vinto tante gare, avrebbe entusiasmato tutte le folle, come ha fatto, però non era un uomo che metteva niente sulla bilancia dei programmi. La corsa per lui era la vita in quel momento. Ecco perché era capace di arrivare al box con mezza macchina che mancava dietro e mi dicevano si può riparare? Mancavano due ruote in cambio, io non sapevo neanche come aveva fatto arrivare, quindi, e lui lo chiedeva non scherzando, lo chiedeva convinto, credendosi, me la potete messo a posto, perché per lui significava. Un altro episodio che vi voglio raccontare, non so se l'ho scritto nel libro. A un certo momento Bernie Ecclestone, che è una persona estremamente valida per la Formula 1, almeno nel passato, non più oggi per me, aveva fatto togliere la parola commerciale dal libro giallo, di modo che la benzina si poteva fare. Alcuni di noi non se ne sono accorti. La BMW l'ha fatto con la BASF. E Era un'altra resa, loro avevano circa un bar di più di noi, era una cosa allucinante, quindi voglio dire, e loro andavano fortissimo. Vi parlo di Arnoux per un attimo, per farvi capire cos'è, perché Arnoux era una persona estremamente umana. Oggi sapete che è diventato un industriale dell'orologio, sì, io sono andato là, ed un duro ragazzo, sì, pauroso,
e tu ti lamentavi quando io ti dicevo qualcosa. Lui tratta la gente come se fossero delle pezze, perché hanno cosa si chiama quell'affare che fa così? Il bilanciere. Fa bilancieri per tutti quanti. No, fa la gabbietta che protegge i bilancieri. Una volta gli orologi, come cadevano, si rompevano. Adesso c'è questa gabbietta, tu un orologio, butti per terra, lui fa quella roba lì, ma per tutti, per tutti i migliori. Sì, sì. È uno dei più grossi. Vi racconto una cosa, è stupenda. Allora c'è stata la festa della sua azienda, compiva mi pare i 20 anni, e ha circa 120 operatori tecnici, forse anche di più. Molto sofisticata la lavorazione. Allora ha detto, facciamo una bella cena, ditemi, e poi facciamo magari una vacanza, dice, qui vicino andiamo in un relais, chateau, così. Tutta la delegazione, compreso quella sindacale, ha detto, non se ne frega niente di mangiare e bere. Tu ti preoccupi di trovare il duello di Digione, noi ci mettiamo in fabbrica, ci mangiamo noi, le nostre mogli portano da mangiare e noi stiamo lì, ce la guardiamo e tu ci spieghi tutto cosa è successo prima, durante e dopo. Disperato mi telefono e dice, mi puoi far avere quella roba lì? Sì, non ti preoccupare. Ha detto, è stato un successo incredibile. E poi dice, ci ho risparmiato. Comunque, andando avanti, noi avevamo in quel momento dei grossi problemi, perché fino a quel momento ci eravamo difesi, avevamo vinto usando l'iniezione dell'acqua, che era stata un'idea così che c'era venuta, però non potevamo combattere con una benzina che era quasi il 10% più pesante. C'era venuta l'idea, chi è venuta l'idea? Il plurale maestà. Allora, noi provavamo, non sapevamo niente, e sviluppavamo il motore. Siamo in Olanda e il meglio che poteva fare Gilles era, mi sembra, in quarta fila o in terza, non mi ricordo bene. Uno dei più grandi circuiti che ci sia è Zandvoort e Brands dove i grandi piloti saltano fuori. Ho tentato anch'io di saltare fuori, anch'io ho corso a Brands Hatch, ma è meglio che non racconti l'episodio perché sennò ci vergogniamo. Allora è sabato. No, è venerdì sera, andiamo male, perché gli altri andavano più forte, noi non capivamo perché. Allora io per giunta, se uno non ha la stessa velocità degli altri, è meglio che non parta neanche. No, noi per avere la stessa velocità toglievamo anche l'alettone, quindi non solo andavamo peggio nel dritto, ma andavamo peggio anche nelle curve. Comunque mi telefona il vecchio e dice, guarda Mauro, hai messo a posto il motore che ti dite puer, Caruso la puer. Allora abbiamo messo a posto il motore che avevamo detto di provare con le... sembra che vada meglio, io te lo mando, dico al comandatore, è venerdì sera, il motore mi arriva domani, cosa faccio? Te dove perché va me? Di a Gil che l'ho detto io. Allora due disgraziati di meccanici in macchina venerdì notte, che allora non c'erano molti mezzi, arrivano e mi arrivano sabato pomeriggio, finite le prove. Dico, senti Gil, è successo così così, il comandatore Ferrari ha mandato questo motore, dice che è molto meglio, la macchina non te la cambia, ti mettiamo questo motore. Dico, però lui si raccomanda che non ha nessun interesse per quello che tu puoi fare in gara, lui vuole vedere che il motore faccia la gara per poterlo giudicare. Sì, d'accordo. Gliel'ho tornato a dire a cena, perché allora vivevamo coi piloti, i piloti non andavano via, stavano con noi anche a cena, era una famiglia, mangiavano male e bene secondo il caso. Allora alla sera glielo torno a dire e lui era un po' così, un po' scocciato che io continuassi a dire sta roba. Arriviamo, siamo sulla linea di partenza, io ero uno dei pochi che poteva andare vicino alla macchina, no? Col meccanico, e lo dico in francese ma lo dico in italiano. Ti ricordi cosa ti ho detto? Era vero, aveva tornato a telefonare. Gli avevo detto sì, abbiamo cambiato il motore, però come ho detto no, abbiamo provato, dico non lo so. Tu di a Gil che io sono interessato che lui faccia la gara, importante che vediamo i chilometri, se fa la gara completa, se non si deteriora il pistone. Mi raccomando, diglielo che te l'ho detto io. Anfermenga come te che galdi te. No, allo detto me. Sì, per l'amore di Dio. Me ne guardo bene di cambiare. Vado davanti a lui e gli dico, tu me prends pas en compte, tu m'as dit sette fois. Oui, giù il casco, giù la visiera,
1, 2, 3, pronti via, l'ho visto stampato contro la tavola. Ha superato 4 macchine e poi si è stampato contro la tavola. Nel tabellone, ti ricordi? Quante 100 metri? Io non ho detto niente perché lo conoscevo. E lui ha incominciato, prima abbiamo saputo che non si era fatto niente. Non è mica venuto al box, girava lontano. Guardate, che aveva il suo, la sua ruota, no? Sì. Con la moglie e il cane anche. Jacques, il cane e la piccola. E la, comunque, e la quando, alla sera abbiamo mangiato insieme. Gli ho detto, guarda che non vado io da come. Ecco, che ragazzoni, un altro mondo. Era uno a cui piaceva. Devi parlare anche però che paragonare le due infanzie, perché uno. Sì, è giusto. Uno viveva in una cittadina che sono andato a visitare, che d'estate erano delle case su delle parafitte di 8 metri, perché d'inverno venivano 8 metri di neve. E lui viveva lì, quindi usciva ed era diventato campione di motoslitte, poi aveva fatto la Formula 3 americana. Io l'avevo visto a Silverstone correre su una McLaren. Che ti ricordi? Al meccanico, non so se lo sa, io lo so perché ero sullo schieramento di partenza, tanti degli episodi. Di fianco, sai che c'aveva il Cosworth e che lo scaldavano. Ah sì, ecco, gli è caduto il cacciavite, si è infilato lì, quando ha mollato l'acceleratore non si è chiuso, è andato diritto. Comunque era uno che aveva fegato, era un tipo di pilota che a Ferrari piaceva, vi ricordo Guimol, che era un tipo come quello, nuvolare. Solo per dirne due, Guimol in particolare, lui adorava Guimol, che si accoppò dopo poco. Credo a Pescara, una parte del a Pescara. E allora poi io gliene parlai così, ma neanche più ci pensavo. A lui poi già Lauda stava qua. Perché era completamente all'opposto. Esatto, era l'opposto. E io ho saputo dopo che l'ha visto Villeneuve a Modena, e non su suggerimento mio, ha chiesto degli altri, degli inglesi eccetera. Comunque lasciamo perdere, questo era Villeneuve, era un puro. Ma io mi ricordo come eri disperato tu a Zolder, che era normale, però è stata una giornata terribile. Dopo lo raccontiamo perché non tutti sanno. Comunque il vecchio sicuramente apprezzava molto di più per certi versi Regazzoni, perché ci faceva raccontare tutte le storie private, si identificava quella storia con le varie ballerine, con Pavela. No, ma poi devo dire una cosa. Clay, al di là di quello che mostrava agli altri, era una persona molto più seria di quanto non fosse. Se no non facevi. Quando era con me, era un lavoratore, non perché era con me, ma quando lavorava nella squadra, era un lavoratore eccezionale. Aveva dei problemi di carattere professionale, nel senso che lui, quando lasciava lì, si dimenticava di tutto. Sì. Cioè lui faceva 10 ore di lavoro come una bestia, poi dopo smetteva, andava a mangiare, a divertirsi, si scordava tutto. Lauda si prendeva le strisce del calcolatore. Noi alla Ferrari avevamo messo un sistema su nella pista con 29 o 28 fotocellule che rilevavamo i tempi sulla traiettoria, e nel calcolatore c'era scritto un software che diceva se tu andavi bene, se tu eri. Allora Lauda si prendeva la roba e passava il primo Lauda, quello quando non era ancora diventato campione del mondo, e che non aveva ancora il Cessna 2 e che non andava a Ibiza, perché insomma era diverso. Allora si prendeva quella e se la studiava la sera, e il giorno dopo veniva da me e mi rompeva di scatole per 4 ore. Ma perché gli ho fatto il figliolo? Dico, so, probabilmente sarei. Cioè, chiedeva a me certe correzioni, ma questo non dice che era stupido, era che era determinato a fare qualcosa. Poi Lauda non avrebbe mai concesso niente al pubblico se quello gli avesse ridotto la probabilità di prendere un punto. Ma era un uomo che era un uomo di squadra. Se mi chiedete se Lauda era simpatico, non mi era antipatico, ma non era neanche simpatico molto. Io poi, tra le altre cose, ultimamente abbiamo fatto anche tante cose insieme, ma era un vero uomo di squadra. Io sapevo che se gli davamo una macchina decente, lui poteva anche vincere. Se gliela davamo ottima, vinceva di sicuro. Non ha mai mancato una sola volta questa cosa.
per una squadra, sapete cosa vuol dire? Diventa simpatico, piacevole, bello, tutto quello che vuole. Clay era bello, simpatico, divertente, eccetera, però era un uomo che sapeva anche vivere. Oltre che essere un campione, era anche un uomo, come erano i vecchi piloti. Lui aveva una grande simpatia per il Nürburgring, Monza. Ecco, a Monte Carlo, Paolo Clay, scusami, era un numero se riusciva ad arrivare in fondo. Sì. Era una scommessa. Lo so. Perché lui rischiava troppo, cioè rischiava nel senso di... Io andavo in giro insieme a lui sulla sua vettura di serie, guida destra, e mi diceva, pala le bona, fera! E si fidava. Noi ci arrivavamo un camion dall'altra parte. Però Clay è stato una persona che per la squadra Ferrari è sempre stata una grande cosa. E noi rimanemmo scioccati quando venimmo ad apprendere che lui ce ne doveva andare. Perché è stata una cosa che non abbiamo mai capito. Io non ho mai capito perché Clay Ragazzoni sia stato mandato via. Che è stata poi, poveretto, la sua fine, perché andò su quella macchina inglese che aveva un pedale del freno fatto di cacca, purtroppo, e non si è spaccato tutto. E beh, è volato sulla a Long Beach. A Long Beach, è andato dritto contro le cose di cemento. Una via di fuga che finiva con un guardrail. È decollato. Ma sai che il cemento ha fatto così? La mossa. Io sono andato poi in ospedale lì subito a Long Beach a trovarlo. E c'era quel cinese Kaoki, Kaoki che l'ha rovinato in modo definitivo. E lì c'è un altro aneddoto ancora più bello, però. Ma nel libro hai quel bel ricordo su quel mondiale perso in America, in cui tu arrivi dopo perché la segretaria ti fa il biglietto, che è una storia meravigliosa, che mi piacerebbe che era. È stata una storia quando Clay ha perso, però non ha perso il mondiale per quello, perché tutti non sanno una cosa. C'era stata in quell'anno una cosa strana delle prove la settimana prima, forse tu ti ricordi, che era raro che ci fosse, non mi ricordo il motivo, qualcuno l'aveva chiesto, però allora, professionalmente parlando, era completamente diverso il mondo della Formula 1, cioè io avevo bisogno di attrezzature che non avevo, andavo alla Lotus, dicevo, senti, io ho bisogno di quella roba, me la presti per 2-3-4 ore, me la davano, e l'opposto, era vero. Io spesso ho fatto dei lavori per la McLaren, ma era un'altra gente. Se tu avessi avuto l'opportunità di conoscere Bruce McLaren, per dire, Amon aveva firmato per la Ferrari e stava ancora provando delle Can-Am, credo a San Bernardino, non mi ricordo, là in California. C'è una foto che ce l'ho io, e l'ho anche messa quando mi hanno fatto la mostra a Modena, è vero, dove si vede Bruce McLaren che ha disegnato un cavallino sopra una lavagna, perché allora facevano i tempi con la lavagna, e glielo fa vedere, gli fa vedere mentre lui passa sulla Can-Am il cavallino. Ecco, pensa all'immagine, cioè dice, questo va in Ferrari, io sono contento. Senti, ricordavamo stamattina che quando sulla 158 fai l'iniezione diretta, Mercedes ti dà l'iniezione diretta. Tu non sai chi era il presidente della Mercedes? Era il padre dell'uomo della BMW con cui io poi ho lavorato 25 anni dopo. Che hai fatto la moto. Senti, Mauro, a proposito dei tempi sulla lavagnetta, ti ricordi quella volta, proprio a Long Beach, penso, che è andato in tilt tutto il sistema? Non si ricorda più di me. Tutto il sistema, e che c'erano tutti i pensionati che prendevano i tempi. Per una giornata succedeva, anche a Silver sì. Successo una volta, sì. Lo andavamo anche a raccogliere le gnocche noi nei prati, che c'erano le ragazze brave che non osavano venire a box col biglietto falso e venivano a fare le timekeeper. Ad ogni modo, degli episodi ce ne sono. Qualche altra domanda? Sì. Per esempio, chi di voi si ricorda l'Le Mans quando vinse la Ford? Quella del giro, sì. Cosa successe alle 11 di sera? Che l'IBM, che dava i tempi, sparì. Aveva avuto dei problemi tecnici. E noi, grazie a Dragoni, che non era più direttore sportivo, però era dietro di noi, Sant'Ambrose, era rimasto con noi, avevamo la famiglia dei timekeeper dell'associazione italiana. Allora, noi siamo andati avanti credendo ai nostri. Ora, non potevano sbagliarsi di tanto.
alla mattina, dunque avanti la notte, la Ford ha avuto dei problemi paurosi, si sono, è rimasta una macchina, la quale ha finito la gara col nastro che teneva fermo il cupolone dietro. Pensate se va via un cupolone lì che avevano accoppato tanta gente. Ci troviamo 5 giri dietro la Ford. E i nostri dicono, ma i giri? Un giro e mezzo, due massimo. Ma uno e mezzo, non di più. Dico, sì, ma io anche se vado a dire che voi dite questa roba. Non mi credono, perché l'IBM è tornato a mandare fuori alle 5 del mattino, dopo 6 ore e mezzo, che tutti in teoria giravano senza capire niente, c'era di nuovo la... era quello lì. A parziale comprensione della Ford, è troppo lunga, ma dovresti ricordare qual era stato l'accoglienza che la Ford aveva avuta alla Ferrari l'anno prima, eh? Sì, sì, mi puoi raccontare. Voglio dire, no, no, la Ford, perché andiamo fuori tema. Ma una cosa che ti dico, l'anno dopo hanno fatto la Chicane Ford. Sì. Le mani cambiate, avevano sicuramente un minimo di non potevano perdere. Insomma, avanzano i tempi, ma non cambia nulla, più o meno la stessa roba. Io comunque, finendo quei, la Ford si è stata trattata in quel modo. Ho avuto la fortuna in quei periodi lì di vivere con i piloti che stavano con me. Con Clay andavamo in vacanza in Messico, con, non so, io con Lauda magari andavamo in Messico, in Germania, lui piaceva di più la Germania, ma era, vivendo così con loro era molto valido, perché io riuscivo a capire come ragionavano, il soggetto, capivi il... come erano fatti, quindi riuscivo, cioè mi era più facile capire quello che mi volevano far capire, perché ancora oggi io vi posso dire che purtroppo, diciamo, alcuni tecnici non riescono a esprimere se stessi, perché non riescono a entrare nella mentalità umanamente dei piloti. Sì, sì, sì. Io ho avuto un periodo che facevo altre cose, tra le altre cose avevo fatto il motore della BMW, però era della BMW il motore, ci avevano pagato, quindi, va bene. Ma andavo alle corse ancora, accettavo, ma, di malavoglia, perché non mi piaceva più l'ambiente, ma ero nei vari box, andavo a vedere e mi rendevo conto di questa difficoltà. Molto era dovuto al fatto che erano due mondi che si stavano scontrando, tecnici che invecchiavano, abituati, non so, a Jim Clark, eccetera, e nuove generazioni che ragionavano in un modo diverso. E mi sono reso conto, mi sono detto, madonna, dovrebbe essere ben difficile riuscire a capire tutte queste cose. E ne ho visti alcuni validi tecnici, mentre invece uno che ha saputo tenere botta è Newey, il quale voleva fare dei go-kart e li ha fatti. E ha obbligato tutti a farli. No, Mauro vive un po' fuori dal mondo lui, non lo so. È un ragazzo molto intelligente. Chi è questo? Non è simpatico. No, non è simpatico, io ci ho lavorato insieme per modo di dire, non è simpatico, perché non dà mai agli altri niente, cioè voglio dire, l'hai sentito parlare spesso? Allora, di che vado a vincere con te, hai capito cosa vuoi? Allora quando c'erano certe cose, comunque Clay è stata un'avventura inumana, quindi, io ho assistito a tutte le sue varie conquiste, purtroppo io non conquistavo un cavolo, lui invece conquistava. Vi rendete conto cosa facevamo noi? Io anche Barna, Barna, per l'amor di Dio, avuto anche Barna. Sai che io a Barna sono andato a dire al commendatore Ferrari, che mi chiede com'è Barna? Commendatore è uno dei più grossi uomini d'affari che ci sia sulla terra, dico, è l'unico che è venuto da lei, dico, con un contratto alto così e due avvocati. Edgar John, ma non era più Ferrari, ragazzi. Perché quando arrivò un avvocato insieme a Civer, disse, lui lei chi è? È l'avvocato, allora andate via tutti e due che va bene così. E Civer non ha più guidato la Ferrari. Mentre invece Barna c'è riuscito. Eh sì, ma era invecchiato. Si è fatto durare due fabbriche e guadagnava. Beh, ragazzi, scusate, posso parlare di uno che era un amico. Harvey, che era una persona stupenda. Harvey Posteguardi. Io non avevo grossa esperienza del carbonio, né avevamo in Italia delle strutture che sapessero. Barna si era fatto fare un telaio in America da una grande struttura aeronautica che aveva, lui gli aveva dato il disegno del telaio e loro gliel'avevano fatto il carbonio. Noi avevamo l'automobile, l'Aero Club di Modena, ma insomma lì proprio non c'è la allora dobbiamo che prendiamo qualcuno. Harvey purtroppo era l'unico, però lui aveva solo esperienza
sugli omi con d'alluminio. Beh, dico, facciamo intanto e incominciamo. E Ame venne da noi con uno stipendio favoloso, 4,5 milioni di lire al mese. Ma non ridere mica, tu sai, perché allora era uno stipendio di quelli che usano, ciao, 4,5 milioni. Alla Ferrari c'erano gli stipendi Fiat, per gli ingegneri, per i meccanici, tutto, non c'era niente di più. Un direttore quando guadagnava 110 milioni all'anno, lordi, è un direttore rispettato, te lo posso dire. Anzi, io so tutti i nomi. Comunque, più una macchina che doveva vendere ogni 6 mesi, sai, Fiat no, si vendeva le macchine ogni 6 mesi, più un appartamento affittato a bassissimo prezzo, quindi lo pagava il resto, lo pagava il resto. Io me ne do le dimissioni perché mi ero rotto le scatole. Mi ero rotto le scatole, do le dimissioni perché era successa la questione della benzina, un casino, un seno che non accettavo, come stavano reagendo, anche perché poi l'impegno Fiat era sempre maggiore. E io mi ricordo che dissi a Gianni Agnelli, ma lei crede che si possa vincere utilizzando dei dirigenti che hanno fatto la 500? Qui ci vuole un uomo che comandi, lascia perdere me, ne prendo un altro, però tu Ferrari, Forghieri sei sempre il solito, mi diceva, tu lo conosci. Comunque, do le dimissioni, non è che mi avevano detto di no, do le dimissioni, non mi lasciano andare via e quindi mi tocca di rimanere lì. Hai due prototipi bellissimi. 2 anni, 400. Ho fatto delle belle cose, mi sono mai divertito tanto in vita mia, però i ragazzi che ho lasciato, che io credevo fossero un pochino più furbi, hanno usato la mia macchina per metà dell'anno. C'era Alboreto in testa al campionato del mondo, altrimenti entrano con una macchina modificata, un motore modificato. Mi chiama Ferrari, io dovevo soprattutto. Non mi chiami mai a chiedere delle cose che riguardano le cose. Mi chiama giù, io avevo l'ufficio su, a Fiorano. Sa dite cosa, cos'è che devo dire? Io voglio sapere, scusi bene, vincete, siete in testa al campionato. Lei mi ha detto mille volte, non mollare mai la macchina che vince, anche se ne fai una migliore, me l'ha detto lei. Io non mi metto di mezzo, per piacere, perché sono i miei uomini, non voglio, assolutamente. Hanno cambiato la macchina, hanno perso il campionato del mondo. Che era già 85, fatto. Era già vinto. Ha già vinto. Ne abbiamo perso un altro, quello con Tambè, perché hanno curato Tambè. Tambè che a Digione è arrivato a Ismauro, io non riesco neanche a guidare la mia macchina. Beh, prova. Non riuscivo ad andare dritto nel rettifilo, l'avevano curato col cortisone. Sì. Un delle dosi massiccio di cortisone. Tu sai chi? Ti dico altri. Per quanto riguarda i soldi, io un aneddoto bellissimo, tutte le volte che ci vediamo. State divertendo. Però i tempi sono. Posso raccontare questa velocissima? Tutte le volte che ci vediamo con Keke Rosberg ridiamo come matti, perché quell'anno lui era rimasto a piedi e io avevo avuto incarico dallo sponsor Saima di portarlo in Osella. Allora discuto e faccio un contratto con lui annuale per $80,000. La Saima mi dice no, noi vogliamo Jean-Pierre Jarier. E allora gli dico, guarda Keke, mi dispiace, chi paga vuole un altro pilota. E lui fu chiamato da Williams perché ha vinto il mondiale, vincendo un gran premio. Allora, io ti stavo dicendo, dopo un anno hanno mandato via Harvey Postewald, poi dopo si sono resi conto degli errori che hanno fatto, io me ne ero andato via anch'io, l'hanno ripreso, sapete cosa guadagnava allora, dopo quando è ritornato? 2,5 miliardi di lire all'anno. Ma allora era il momento in cui gli ingegneri hanno incominciato. Io ero andato lì. Devi anche dire che quando hanno preso Poster White non sapevano in realtà chi fosse. No. Se ti chiamassero adesso quanto ti danno? No. glielo dica. Io ho pagato la mia libertà a tempo debito e voglio mantenerla.